Grazie Presidente, grazie consigliere. Sì, io stesso ho partecipato all'iniziativa che era un festival letterario Leggendo Metropolitano nella giornata di giovedì, l'inaugurazione per portare i saluti e augurare una buona manifestazione agli organizzatori. Come sempre, gli organizzatori sono obbligati a dotarsi di personale che debba intervenire, che possa intervenire anche in aggiunta rispetto alle forze dell'ordine che non possono ovviamente essere bloccate nel presidio dei varchi semplicemente per una circolazione non legata a motivi di sicurezza eccezionali. Diverso è stato il caso della giornata in cui c'è stato un premio Nobel e in quell'occasione c'è stato un sistema di sicurezza e di filtro nella possibilità di accedere all'interno del quartiere di Castello, soprattutto nelle zone interessate dalla manifestazione, con la presenza di un premio Nobel che ha destato alcune polemiche, ha sollevato alcune critiche in relazione al fatto di essere di origine israeliana e aver sottoscritto a suo tempo un appello in favore di Israele, entrando nella dinamica e nella vicenda tra Israele e Palestina. Questo ha determinato che in occasione di una delle giornate ci sia stato un livello di sicurezza molto superiore rispetto all'ordinario e con sistemi reali di intervento nel presidio da parte della forza pubblica eccezionali. Al di là di questo è chiaro che tutte le questioni che riguardano vicende, episodi che attengono alla possibilità per i residenti di Castello, così come sempre avviene, cioè la possibilità in occasione di manifestazioni che i residenti, salvo casi eccezionali, possano raggiungere almeno per il carico e scarico le loro abitazioni, verranno corrette ovviamente anche nel corso dei prossimi appuntamenti, tenendo conto che l'idea di organizzare il Festival Castello è stata, come dire, un'idea successiva, un'ipotesi secondaria rispetto all'ipotesi principale, perché sulle prime gli organizzatori avevano avuto una idea di promuovere il festival all'interno degli spazi della manifattura, perché convinti di poterlo utilizzare, perché i lavori erano in fase molto avanzata, tenendo conto che però c'erano tutti gli aspetti di collaudo e quindi l'equivoco è stato dato dall'aver letto che erano stati ultimati i lavori o comunque sarebbero stati ultimati nell'arco di poche settimane, con il festival che doveva essere organizzato qualche settimana successiva, e questo ha determinato qualche confusione. Quindi è stato fatto anche in modo un po' eccezionale l'organizzazione in Castello, tenendo conto che spero che non sia capitato nulla a persone con disabilità o con figli minori, perché io stesso sono andato non in macchina ma in moto a fare un giro, come spesso mi capita, per avere la possibilità concreta di verificare con i miei occhi che cosa sta accadendo in occasione, che cosa accade in occasione delle diverse manifestazioni, e devo dire la verità, ho visto che c'era un filtro, ma il fatto di essere residenti mostrando la patente o il pass dava la possibilità di accesso. È chiaro che i varchi però erano diversi, quindi può essere che in altre zone, e anche a seconda del cambio di turno, immagino che non siano rimasti dalla mattina fino alla notte sempre gli stessi, che si possano essere verificati episodi di questo tipo spiacevoli che andranno corretti, sensibilizzando e anche dando istruzioni ben precise, cosa che daremo come indicazione, formuleremo come indicazione agli organizzatori, perché le persone nei varchi, avviene per la maratona, avviene per tutte le manifestazioni che ovviamente hanno un impatto molto più importante sulla città, così per i festival letterari, le persone che sono indicate dall'organizzazione come presenza nei varchi devono avere istruzioni ben precise su come governare i flussi pedonali e i flussi veicolari nel corso della manifestazione, cosa che viene già dettagliata e indicata, e cioè l'ordinanza deve essere letta e conosciuta
non solo dai cittadini tutti, cosa indubbiamente più difficile, ma molto più semplice ed è anche obbligatoria, deve essere letta e conosciuta da coloro che nei varchi presidiano gli accessi in occasione di manifestazioni di questo tipo. Grazie consigliere. Grazie sindaco, consigliere Dore. Sindaco, la prendo sulla parola, nel senso che mi auguro che queste situazioni, ripeto, ho assistito io personalmente e quel varco lì, che tra l'altro era posto al margine laterale di una via che solo dopo un paio di centinaia di metri arrivava nel clou della manifestazione, non si poteva entrare, ho visto parecchi battibecchi, tanto che io stesso mi chiedevo come fosse regolamentata. Per cui è importante che in questo ambito qui eventualmente si valuti l'istituzione di un fee per il suolo pubblico particolare in caso di festival e via dicendo, in modo che ci sia la possibilità che su 4-5 varchi per un paio di giornate ci sia un presidio pressoché costante da parte della Polizia Municipale, perché poi altrimenti, ripeto, si rischia in certe occasioni il Far West. D'altronde i varchi non sono enormi in Castello, sono 4-5 e le giornate finiscono insomma in orari urbani. Grazie.